Buonasera a tutti amici sportivi del CDM, quinta giornata, girone D, girone del giovedì sera, partita importante tra il Rigattiere Romeo Group per capire se una delle due squadre voleva sicuramente insediarsi tra le protagoniste, quindi tra le prime quattro del girone. Siamo qui con uno dei migliori in campo, il portiere Gaetano Nocera, portiere dei Rigattiere, che soprattutto nel finale ha salvaguardato questa preziosa vittoria per la sua squadra e noi lo presentiamo. Ciao Gaetano. Ciao Ciccio, buonasera a tutti. Allora Gaetano, tre punti importanti, soprattutto nati nel primo quarto d'ora, dove con le incursioni e le folate offensive del tandem Leonardi Serbanoiu, rumeno, appunto insediatosi in questa partita, avete fatto la differenza e vi siete praticamente accaparrati la vittoria. Sì, hai detto bene, abbiamo iniziato subito fortissimi, facendo subito tre realizzazioni. E anche se devo dire che nel finale abbiamo accusato un pochettino il fattore campo, poiché non ci vediamo da molto tempo, qualche crampetto si è fatto sentire. Posso dire che finalmente abbiamo fatto un'ottima partita, perlomeno sempre parlando della prima frazione di tempo, con un'ottima difesa, un'ottima centrocampo e così come un buon attaccanti. Ho visto anche più continuità, più limpidezza anche nel gioco, finalmente più trame lineari. Ormai è dimenticata quella prima giornata in cui arrivò col 7-5, che però era un po' 7-4 un po' sbandato, no? Perché ancora non c'erano delle azioni interessanti. Ora questo Rigattiere incomincia a giocare bene. Ma sì, finalmente abbiamo trovato le trame di gioco, siamo riusciti un pochettino a capirci durante le partite ovviamente. Più andiamo avanti, speriamo più di andare avanti e quindi di poter continuare questo torneo nel migliore dei modi. E Gaetano, si mette ora una situazione anche interessante perché con 7 punti su 4 partite disputate ve ne mancano soltanto 2. Quanti punti vi servono secondo te per arrivare tra le prime 4 facendo due calcoli? Altri 6 punti. Ma speriamo altri 6 punti, speriamo di giocare bene anche le prossime partite, di continuare così come stiamo giocando fino adesso. Qualche dedica per dopo questa vittoria? Questa vittoria è dedicata a Salvo Sicali, Marcello Santonocito, Fausto e tutta la compagnia bella. Che non sono altro che i due compagni, ovviamente, di squadre, anche amici. Gaetano, io ti ringrazio per la disponibilità, magari se c'è una migliore disposta da dare e che può dare questo Rigattiere a questo campionato è quella ovviamente di disputare partite belle come queste e vincere 4-2 contro la Romeo Group in una partita da vincere per voi naturalmente, che vi sta lanciando in questo girone come protagonisti. Io ti saluto e ti ringrazio, ci sentiamo alle prossime. Grazie Ciccio e una buona serata. Da Francesco Esi c'è tutto, ci aggiorniamo alle prossime partite del girone D e di tutto il CDM.